Ciao ragazzi, bentornati su Sourcecast, episodio numero 4. Oggi ai microfoni di questo fantastico episodio, di nuovo Enrico Andruccetti con me, vediamo se questa volta si arrabbia perché lo metto per secondo. No, scherzo. Alessandro, ho comprato la PlayStation Pro di Death Stranding Tallarini. Sì, non vedo l'ora che arriva, sì. E Marco, non Ciao. capisco perché l'hai comprata, Valle. Ciao a tutti, tutte le mani bucate come Gesù Cristo. No, okay. Ah, Vabbè, Gesù. anche. Va No, buono. l'ho comprata perché la mia PS4 Pro. Allora, mi era partita la lente del lettore, quindi smonta, cambia la lente. Palle. La rimonto tutta, sì, non volevo dire quello, la rimonto tutto. Dopo 3 mesi si spegneva perché si scaldava troppo, quindi smonta, pulisci la tutta per bene, cambia la pasta termica, la ributto su, non si spegneva più, ma faceva un casino allucinante, quindi l'ho presa, l'ho venduta. No. Ma Tanto la scusami, PS4 la devo ricomprare, The Stranding lo devo comprare. ma solo io mi sono comprato una PS4 Slim. La uso tipo 26 ore al giorno, ci faccio girare tutte le madonne che posso farci girare, non c'è ancora successo niente. Ora vado di là, esplode, però vabbè, nel senso. Sì, hai comprato la PS4 Slim perché sei genovese. Certo, ovviamente. E Appunto. quando Beh. c'era anche un'ottima offerta di quelle proprio, ovvero, non potevo No, io accettare. la PS4 poi l'avevo comprata al lancio con tutti i pro No, no, assolutamente. e contro. Assolutamente no. Ma Sì. no, in realtà anche no, la mia PS4 prima di passare alla Pro non mi ha mai dato problemi se non il rumore di decollo con qualche gioco, ma Ah beh, quello sì, assolutamente. niente La mia di che. PS4 standard era pressoché perfetta. Mai un problema, solo la Pro. Vabbè. Io non credo comunque nelle mid-gen. Non credo, ovviamente. In quella Ah, della PS4 Pro no, Xbox One X è tanta roba. Tanta ok. Non credo neanche roba. nell'Xbox. È tanta roba per essere una console. Devi dire che ci credi nell'Xbox, se no muoiono le Xbox in giro per il Eh mondo. sì, tipo Esatto, le dopo fattine. devi battere le mani 2 volte. Esattamente. Ecco. Nessun riferimento a Peter Pan. Allora, oggi per quanto riguarda le news, parliamo velocissimamente. Quante volte? Velocissimamente di BlizzCon, che è stata il giovedì, mi sembra giovedì 31, venerdì 1 e sabato 2, con due o tre annunci parecchio interessanti. Qualche parola, indovina, indovinello su Death Stranding, tutte le questioni No, non l'avrei davvero. mai detto. Non l'avrebbe detto nessuno, Ma veramente. soprattutto da parte di uno che ci sta facendo 26 editoriali. E qualche chiacchiera su Luca Comics and Games, pronuncia fantastica. Ale c'è stato, anche se credo l'unica cosa che abbia fatto sia scroccare il cibo a qualcuno. I soliti consigli e vediamo se riusciamo a incastrarci anche una lista. Avremo parecchio da parlare, vediamo se riusciamo a fare una partita di. Ah, ha un nuovo nome comunque il gioco. Ringrazio Raffaele, si chiama Versus. E basta, elencali e ci piace già di più. Figo, Molto figo, grazie figo. Raffaele. Ovviamente lo trademarco Sì, e tutti ci sì. dimentichiamo che ce l'ha suggerito Raffaele. Giustamente. Andiamo a registrare il marchio? Sì, ho già mandato i Men in Black. Allora, BlizzCon 2019, un paio di annunci, hanno il loro pubblico ed è un pubblico piuttosto ampio. L'annuncio più boom per me, onestamente, è stato Overwatch 2. L'annuncio più boom in generale, a quanto pare, è stato Diablo 4. Parliamo prima di Diablo 4. Qual è la vostra esperienza, prima di tutto, partendo magari da Ale, per quanto riguarda il mondo di Diablo? Allora, mia esperienza con Diablo, non ho mai giocato un Diablo. Ma dai. Perfetto. Non sono tipi di giochi che mi attirano. Come mai? No, adesso approfondiamo brevemente. Come mai non è un tipo di gioco che ti attira? Allora, i primi Diablo avevano tutta la visuale isometrica che io detesto. Ok. Soprattutto per quello. Non ho mai giocato per quello, per quel motivo, per quell'unico motivo. Odio la visuale isometrica. Ma dai, ma è una cosa bellissima. Si vede che Io l'odio. sei più di sei già di primo pelo. Chi ha Sì, più si vede che non vecchio. sono vecchio come te. Esatto, i primi giochi, tempo dell'Amiga, quelle cose lì, giochi in visuale isometrica erano la cosa più bella che potesse esistere.
Sì, la detesto, ma per esempio Pillars of Eternity, nonostante avesse la visuale isometrica, l'ho giocata, mi è piaciuto, ma bellissimo. Mi continua a far cagare la visuale isometrica. Vabbè, suggerito. Tra l'altro, una cosa carina che mi piacerebbe esplorare era proprio questa cosa della visuale isometrica, cioè se era una necessità proprio per quanto riguarda l'hardware, o se era una scelta estetica che poi semplicemente è diventata lo status quo. Tu ne sai qualcosa, Marcus? O Ale? Ai tempi era più a livello hardware, Ah, ok. l'isometrica. Sì, nei tempi che furono era sicuramente una cosa hardware, però ha definito il genere poi. Cioè, infatti adesso questo nuovo Diablo che hanno annunciato, cioè, secondo me è proprio un reboot completo della serie, perché cioè, siamo di fronte a proprio un altro tipo di gioco, o perlomeno vedremo poi cosa ci propongono, però le premesse sono che è un gioco completamente differente. Sì, il trailer Perché di appunto quando è da Diablo 3, scusami, che non ho nemmeno controllato. Diablo 3, se non sbaglio, 2012? è 2012-2013, una cosa simile. 2012, maggio 2012. Sì. No, Ti ho interrotto, Marco, vai. no, appunto, io ho finito. Cioè, dicevo, ha definito il genere, perché Diablo è stato uno dei capostipiti, che poi anche lì si potrebbe andare indietro, cercare qualche cos'altro. Vogliamo andare a far vedere che siamo proprio vecchi di merda, arrivare all'arcade di Gauntlet, non so se Gauntlet, non so come si pronunci, comunque Gauntlet, Gauntlet. Gauntlet, appunto. Diciamo che è partito tutto da lì, ma è con Diablo che in realtà si è cristallizzata la cosa, e poi da lì tutti i vari Diablo-like, appunto, questi action RPG con questo sistema di looting che hanno influenzato anche poi altri tipi di giochi. Vedi i vari Destiny, Borderlands, perché il sistema del looting poi alla fine è più o meno lo stesso. Sì, Cioè, con la quindi secondo classificazione colore mi sembrava fosse me. già. Esatto, sì. Comunque di rarità, ora non ricordo perché il primo Diablo l'ho giocato non a mio, da casa di un amico sul PC, e poi l'ho rigiocato sulla PlayStation 1. Cioè, quindi stiamo parlando proprio di cose veramente arcaiche. Ma Diablo sulla PlayStation 1, se non sbaglio, è arrivato anche comunque dopo come conversione rispetto a quando è uscito l'originale su PC. Cioè, come cavolo facevi a giocare a Diablo nella PlayStation 1? Ma guarda, Cioè, no, non a livello tecnico, a livello di controlli. ma infatti dico, ma guarda, è una cosa, infatti, tipo, io gioco tantissimo a questo genere perché mi piace, ma lo gioco solo su PC adesso, perché quando ho visto proprio la differenza di quando uno si annoda veramente sul joypad, quando ho fatto per Gamesource la recensione di in Warhammer 40.000 Inquisitor Martyr, l'ho fatta sia per il PC che per la versione PlayStation. Il gioco sicuramente bello per chi è appassionato come me dal mondo di Warhammer 40.000, gioco divertente, però il bello è che su PC è il classico gioco Diablo-like. E da quell'altra parte non sono praticamente riuscito a giocarci, perché abituato ormai a questo punto a tastiere mouse, come diceva il Talla, da altri giochi, con il controller sono diventato pazzo. Anche se, giusto per quello specifico caso, hanno fatto anche un ottimo lavoro di mappatura dei comandi. Solo che io però, cioè, non ci No, riuscivo. certo, però un gioco come questo ha un'infinità di comandi, racchiuderli tutti in un pad è Infatti era un difficile. casino. E Però poi su penso, Gage è difficile. pensa com'ero vecchio, ci giocavo anche solamente con il D-pad e manco con i tasti e con i cose analogici, perché ai miei tempi non esistevano le levette analogiche. Beh, anche ai miei tempi non esistevano le levette analogiche, sono arrivati Lo più so, tardi. noi ce le facevamo andare bene lo stesso, non ci avevamo tutte queste cose come voi adesso. Quando ero piccolo io si saltavano i pixel per lungo. Esatto, era più bello perché i giochi erano veri, non fatti con i macchinari come adesso. Erano fatti con le sprite fatte a mano. Esatto. Come Cuphead che sembra super fatto a mano, ma c'è dietro un Che lavoraccio assurdo. meraviglia, Cuphead, ragazzi, Beh, sì, a livello tecnico tanta roba. dovrei riprenderlo. Ci ho Incredibile. fatto due livelli, ci ho bestemmiato dietro e poi l'ho mollato perché era Sì. arrivato altro. Però, vabbè. Io ero arrivato a metà di Cuphead, poi l'ho lasciato lì. Ho detto o compro un altro pad o lascio lì il gioco. Perché lo rompi? Comunque,
Comunque, Diablo 4, il filmato che potete vedere sia ovviamente sul sito della BlizzCon in particolare che nel nostro articolo su gamesource.it. Il filmato introduttivo è molto carino, molto, molto più oscuro e cupo e viscerale rispetto a quello a cui ci aveva abituato Diablo 3. Sembra forse più un Diablo 2, leggevo un attimo i feedback degli utenti. Diablo 2 è un po' più cupo secondo me. Infatti ha un'influenza di cui poi riparlerò più avanti in un'intervista. Uno dei creatori, mi sembra dei visual designer di Diablo 4, ha detto un nome che, ripeto, io con le cicatrici di 26 editoriali su Death Stranding ancora addosso, anche perché le sto continuando a creare, quel nome mi ha subito... Ah! Ho capito perché ha quel tono il trailer e poi ve ne parlerò. Diablo 4, ma soprattutto Overwatch 2, gioco che come Ale ho preso in mano quando è uscito. C'è ancora l'edizione di là e avevo l'edizione bella perché ho soldato, si chiama Soldato 33 mi sa, ho la statuetta di Soldato 33 di là, avevo preso la Collectors senza conoscere minimamente il gioco, ma c'era un hype intorno assurdo, mi dicevano tutti è assurdo, 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 ci ho creduto e mi sono divertito un sacco. Ovviamente poi il tempo di starci dietro non c'era, perché se giochi a Overwatch mi sa che giochi solo ad Overwatch, e quindi arriva Overwatch 2. Io non ho mai giocato a Overwatch. Tempo o volontà? Ma un po' di tutte e due, perché avevo quasi idea che fosse uno di quei giochi che quando ti prende poi vai a finire in un brutto giro che non te ne vedi più. Vai. E poi subito lì per lì non mi ispiravano i personaggini così, però oramai sono stato talmente sovraesposto da questi personaggi che sono quasi affezionato anche se non ci ho mai giocato, e quindi sarò curioso di provare, almeno dico non mi ci metto di sicuro ad Overwatch adesso, parto con Overwatch 2 quando uscirà, probabilmente partirò con Overwatch 2 e quindi poi farò delle figure orripilanti online. Ma è un gioco che te la fa pesare anche poco, perché non sono, cioè, per quel poco che io ho giocato agli hero shooter, ero sempre curioso di scegliere il personaggio di Mercy, che era un essenzialmente supporto medico, e ha veramente delle meccaniche di gioco di squadra che, se implementate correttamente da parte dei giocatori, anche senza la necessità di organizzarsi con il microfono, devo confessarti che non ci sono altri giochi che mi hanno restituito quella sensazione. Ripeto, poi è arrivato altro, quindi ciao. Però un gioco che è ovvio che il supporto o il medico in generale non è... diciamo non è creato per fartelo pesare minimamente, solo che è chiaro che hai 12 persone che sparano, quello che cura passa un po' come il Mona, almeno ad un livello superficiale di analisi. Overwatch non è minimamente così, cioè è necessario quando c'è, utilizzato bene implementa e aiuta come qualsiasi altro giocatore offensivo o difensivo, se non c'è onestamente un po' si sente la mancanza. Mercy in particolare aveva, non so, hanno delle animazioni assurde, poi personaggi fatti bene, disegnati bene, il feel proprio del controller era assurdo, cioè quando ci giocavo 8 ore al giorno. Ci sono tante waifu, parecchie. Ale, anche tu hai giocato poco, un po' al primo, giusto? Sì, ho giocato al primo appena uscito, mi sono divertito, ci ho giocato trentina d'ore, poi dopo l'ho lasciato lì, sono ritornato a nerdare su The Witcher. Stavi giocando a The Witcher 3? Non ho mai smesso di giocare a The Witcher 3. Ah, perché non sei capace e non riesci a finirlo? O? No, perché sono tipo alla terza run, mi manca l'ultimo DLC da fare, sono arrivato tipo a 1400 e passa ore. Mamma mia. Anch'io devo riprenderlo, continuo a dirmi sempre lo devo riprendere perché è troppo bello The Witcher 3, però poi mi manca il tempo, cioè, perché non è un gioco che puoi fare una partita ogni tanto. Cioè, per me The Witcher è stato come l'avvenuto di Gesù Cristo, l'ho adorato quel gioco. Un affare, assolutamente. L'ho adorato sia il primo che il secondo. Il secondo forse. Secondo non tanto. Più che altro, allora più il primo, che proprio per il suo essere grezzo, molto di più il primo.
Il secondo, non più, molto più avanti tecnicamente, però secondo me era quello con meno idea personale. Allora, io dico, secondo me è piaciuto, mi è piaciuta la trama perché è piena di intrighi politici, grazie mazzi, mi è piaciuto molto per quello. L'uno, beh, l'uno è stupendo, l'uno... Poi c'era quel gioco di carte, quello tipo... Gwent? No, quello... Quello è il primo, che c'erano tutte le carte in versione tipo... Quelle sbagliate. Quando avevi dei rapporti sessuali, posso far vedere, esatto, l'atto, c'era la censura con la carta. Con la carta, esatto. Esatto. Di carta. E sotto si vedeva che... Non era la censura, secondo me era la tecnica che non riuscivano a rendere proprio l'atto tipo nel terzo, o anche già nel secondo, ma più nel terzo. Allora, cioè, comunque nel primo sotto sfocato si vedeva che c'era un mezzo atto riproduttivo. Ma era sfocato, pensavo fossi diventato cieco, sai, sapete, era voluto, sai, lo sfocato. Sai cosa si dice, le leggende metropolitane, guardare troppi video porno, fare troppe pippe, si diventa cieco. Credevo fosse un effetto fisico, invece era voluto, molto bene. Mi piace perché ogni volta ci mettiamo 10 minuti e un quarto d'ora ad arrivare al porno, a prescindere da dove partiamo. Sì, è vero, non divaghiamo niente. No, infatti c'è videogiochi e porno. Potrebbe essere una della nostra biografia. La biografia collettiva fatta da un ghostwriter. Cambiamo il nome a posto di Sourcecast, Pornocast. Eccolo lì. Ma Pornocast sembra che parliamo solo di porno, invece noi infiliamo il porno dove non ci va, come il coriandolo. È un po' come il prezzemolo, va su tutto il porno. Esatto. Io odio il coriandolo, ma non divaghiamo sul cibo, poi esatto, faremo un altro podcast sul cibo. Già mi è venuta fame. Esatto. Quindi ci ha lasciato, cioè, oddio, dico relativamente tiepidi, ma semplicemente perché noi non siamo, tra me e Ale che abbiamo giocato il primo, Marco che non ha mai toccato il primo, non siamo particolari giocatori. Mi affascina di più Overwatch 2 perché Diablo, ho giocato il 3, sono ancora, mi sa, su PlayStation 4? 3? Boh, 3? No, su 4 anche, c'è sicuro. E allora mi sa che ci ho giocato in 4. Non vorrei che fosse stato un gioco plus di qualcosa, perché non l'ho comprato di sicuro. Però mi è arrivato in qualche modo. Bah, vabbè. Vedremo. Non mi sembra che ci siano già date di uscita. No, era semplicemente una bombetta tirata lì, poi no. Giusto un paio di bombette. Hanno fatto vedere qualcosa, infatti tra l'altro in rete leggevo già i soliti criticoni che dicono: ah, bello Overwatch 2, praticamente è un DLC di Overwatch con qualche mappa, però secondo me sono i soliti che bisogna sempre essere basti al contrario a tutto. Che poi in realtà ci sono molti giochi, l'ennesima discussione che vorrò fare più avanti, ci sono molti giochi che nella testa dei game designer, perché poi leggo interviste, libri eccetera ed è molto curiosa come cosa, ci sono giochi, quelli che ovviamente sono basati fortemente sul feedback della comunità di giocatori, che hanno una destinazione e quella destinazione è il gioco che vorrebbero essere dall'inizio, quasi mai lo sono dall'inizio. Certo. Guarda anche solo No Man's Sky, che è appena arrivato, ok, carino, cioè doveva fare boom, ha fatto un generico. L'ultimo DLC esplosivo, cioè Beyond, di 3-4 mesi fa, ho giocato, però Io devo ancora provare l'ultimo DLC. Ho detto l'ho giocato, se ci sente Faz mi ammazza. Questo messaggio per Marco Fazzini. Scusa Marco, non lo farò scusa mai. Scusa Marco, se hai bisogno che lo uccida, lo ucciderò. Ovviamente tutte le E accentate con cui iniziamo le frasi sono alt 212, ok? Non sono E maiuscole con l'apostrofo, ne sono testimoni tutti quelli che ascoltano e tutti quelli che sono con me in questo podcast. Vero? Andiamo avanti che è meglio. Sì, siamo un po' troppo... Abbiamo divagato. Stiamo divagando semplicemente perché si divaga parecchio sul web in questi giorni su un giochetto che proprio uscirà fra qualche giorno, ma che a quanto pare non interessa a nessuno, soprattutto i suoi detrattori, che si chiama Death Stranding. Cos'è?
Death Stranding è un gioco, allora, a parte il momento cazzaro, Death Stranding ha un incipit, e ripeto, ne parlo io perché all'inizio ero neutro, poi ho iniziato a farci quegli articoli, adesso è la cosa più importante che ho questa settimana. Death Stranding è un gioco nato da un concetto bellissimo, a prescindere dal risultato apprezzo l'idea. Kojima ha sempre citato, o al meglio ha citato all'annuncio di Death Stranding, Kobo Abe, che era fra le altre cose un poeta, lo pseudonimo di un poeta giapponese. Kobo Abe aveva introdotto il concetto di corde e di bastoni. Essenzialmente lui dice che da quando l'uomo è nato noi abbiamo sempre avuto bastoni, quindi strumenti, bastoni che servivano a tenere distante il male, e corde che servivano invece ad avvicinare il bene e a tenerlo stretto. Il mondo di giochi fino adesso, e ad analizzarlo con occhio relativamente critico, è così, ci ha insegnato solo a giocare con i bastoni, perché alla fine si combatte contro qualcuno, si uccide, si salta sopra il fungo per superare quel pezzo di livello e avanti così, ok? Si fa crollare il ponte per far cadere il Bowser, fra virgolette, nel fiume di lava. Era un fiume di lava o era acqua? Mi sa che era un fiume di lava. Era acqua sporca. Era acqua sporca di lava. E, cioè, anche solo l'idea di creare effettivamente un gioco in cui l'unione, l'empatia, il collegarsi, il riconnettersi ha più valore del combattere, massimo applauso, perché è una cosa che forse parla alle emozioni più primordiali che abbiamo dentro, soprattutto in un mondo moderno, in un oggi sempre più pensato a godere della caduta di qualcun altro, a godere dei fallimenti degli altri, piuttosto che all'unirsi verso un qualcosa di estremamente positivo. Cioè è un gioco fortemente figlio di questa generazione, antitetico rispetto ai concetti su cui questa generazione poggia, ma è comunque figlio di questa generazione. Fatto sta che se ne è parlato un sacco per le recensioni che sembrano il più delle volte, ovviamente non faremo nomi perché non ci interessa farli, ma vogliamo discuterne, sembrano poter essere taciute di una certa incoerenza fra ciò che dicono e quel maledetto voto finale, che onestamente potessi togliere il voto dalle recensioni lo farei subito, però purtroppo anche questo è parte di una cultura che guarda al voto finale senza curarsi di leggere ciò che abbiamo scritto. Cosa è successo? Perché tanta gente non legge, scusa Enrico, ma tanta gente non legge le recensioni. Leggono il giudizio e il voto. Questo te lo dico perché me ne sono reso tristemente conto parlando seriamente più di una volta. Ma infatti Death Stranding inserisce, cioè si finisce di parlare di Death Stranding, ma si sta parlando, noi e il mondo del web in questo momento, di tutt'altro. Cioè si sta parlando proprio di questa... di come l'hype debba per forza venire o deluso o soddisfatto a pieno, non c'è una gradazione di grigio lì in mezzo, e di come effettivamente determinate incoerenze fra voto finale e recensione scritta possano, tra virgolette, essere giustificate o meno dalla recensione stessa. Quindi vai a guardare un 9, poi nel testo leggi che ci sono meccaniche di gameplay che non condividi, un capitombolo di trama a metà, sto sparando, non sto assolutamente citando Death Stranding, un capitombolo di trama a metà della run, eccetera, 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 allora quel 9 ovviamente va ridimensionato. Stessa cosa per i voti, ad esempio, questo lo posso dire perché tanto l'ho letta, la recensione di IGN America, che gli ha messo un 6 e qualcosa, 6 e 8, in completa antitesi rispetto ai voti medi italiani, o comunque della stampa europea, che mi sa che vanno attorno agli 8 e 9, non ci si allontana molto dal range 8-9. No, è finita molto che Europa e Giappone l'hanno incensato veramente tanto, mentre invece Nord America e America in generale l'hanno abbastanza segato, ma segato fra virgolette, perché c'era una sfilza di 7-7,5. E ragazzi, anche questo apre una parentesi, cioè questa oramai cosa che un gioco da 7,5, un gioco da 7,8, cioè fa schifo, dimentichiamocelo. Ora non sto parlando di Death Stranding del caso specifico. Però in generale quando uno esce con una recensione 7,5, ma un gioco di merda, non è vero. Io l'avevo scritto, non mi ricordo se in chat o in risposta a qualche discussione online, cioè io mi sono divertito ultimamente molto di più con tanti giochi 7,5 che con dei 8,5-9 blasonati, cioè magari è questione di gusti, però un gioco da 6, 6 e 8 no,
ma 7,5 comunque un gioco da comprare, magari non day one, ma da giocare. Oh. Ale. Sì, concordo. Concordo, Marco. E riguardo Death Stranding, io mi sono letto alcune recensioni, alcune proprio lette, lasciate, dimenticate, alcune mi hanno messo su un gran hype bestiale. Ma sono spoilerose? No, spiegano, cioè uno in particolare di una persona che conosco e spiega per filo per segno, la recensione è lunghissima, che ci voglio tipo, se va bene, mezz'ora di lettura. Spiega per filo per segno qual è stato l'intento di Kojima con Death Stranding, e mi è piaciuto un sacco. E mi ha fomentato abbastanza l'hype. Infatti non vedo l'ora che venerdì mi rinchiudo in camera a giocare Death Stranding. Fuori può avvenire anche la terza guerra mondiale che non mi schiodo. No, ripeto, l'idea di base è ovvio che è anche un po' frutto di questa sindrome di Stoccolma che sto attivamente o passivamente vivendo, alla ricerca di un tweet di 2 anni e mezzo fa in cui cita una spiaggia dell'Islanda come scout location per probabilmente ambientarci una parte di Death Stranding, avanti così. Però effettivamente ciò che ha spinto, diciamo così, la fiamma creativa di Kojima, la rispetto con tutto me stesso. Non sono curioso di vedere il frutto delle sue fatiche. Il fatto che stia sollevando un polverone di questo tipo, neanche inerentemente per il gioco stesso, ma per il modo in cui si parla del videogioco e per il modo in cui questo gioco sta venendo recensito, vissuto alla fine dalla stampa, perché ovviamente la gente lo giocherà dall'8 novembre. Fa discutere, ed è giusto che faccia discutere, come in fondo non dico solo Kojima sa fare, però insomma Kojima ci ha un po' abituato a questi giochetti. A te è salito un po' l'hype, Marco, o ci giocherai? Ovviamente non day one, ma ci giocherai? Ci giocherò, probabilmente ci giocherò, ma non day one assolutamente, perché ora infatti io immagino che sarà un gioco estremamente valido, però quando leggo, senza voler entrare nel merito delle varie recensioni, che ha un gameplay comunque abbastanza noioso, perché questo si è letto da tantissime parti, io purtroppo con il poco tempo che ho per potermi applicare una cosa, se una cosa mi annoia ho paura che la droppo su. Cioè, chiaro. Quindi aspetto qualche bello sconto. Poi magari faccio la pazzia, me lo compro al Black Friday, però non lo so. È vero. Beh, alla fine il gameplay di Death Stranding è incentrato molto sull'esplorazione. Ma quello mi piace, cioè esplorare, i giochi di esplorazione mi piacciono, però se io, appunto, non avendolo giocato, non avendo visto solamente i video come tutti, mi dici, tu devi solamente, sì, l'esplorazione, devi cercare il modo migliore per passare da A a B, però è comunque noioso. Cioè, e poi indipendentemente che gli abbiano dato 6 o 9, però tanti dicono il gameplay per almeno buona fetta del gioco è noioso. Io non, ripeto, lo comprerò, lo giocherò, però assolutamente non ho hype. Io assolutamente non ho hype per Death Stranding, pur anche lì, conoscendo che senza dubbio è un prodotto valido, però. Allora, questo effettivamente era po', è un'altra questione relativamente spinosa. Il gioco, ma ne abbiamo già parlato, vorrei fosse giudicato in quanto gioco, non in stretta funzione di Kojima, perché è ovvio che anche un The Last of Us 2 non lo puoi giudicare a prescindere da Naughty Dog, ok? Ma è meno Neil Druckmann centrico, ok, The Last of Us parte 2, rispetto a, che poi vabbè era anche The Last of Us parte 1, rispetto a un Death Stranding, che fa parlare di sé almeno quanto fa parlare di Kojima e almeno quanto fa parlare del medium in generale, perché comunque Kojima ha sempre tentato e ha sempre voluto spingere il medium videogioco oltre quei limiti che erano e sono socialmente imposti, come è solo un giochetto, eccetera. Questo ti posso dire la verità, c'è riuscito il buon vecchio Kojima a fare questo, perché per dire anche mia moglie che i videogiochi e il mondo dei videogiochi lo prende proprio come tangente, perché a me
accanto, cioè gli arrivano su Instagram le immagini di Kojima all'ombra, cioè quindi cioè, sta sdoganando tantissimo il concetto di videogioco, e a questo punto è giusto anche dirlo, di concetto di videogioco autoriale, non di giochetto alla cazzo di cane. Chiaro, è come il Joker ha fatto successo esattamente per quello, perché era un film autoriale che parlava anche del Joker. Questo probabilmente sarà un gioco di Kojima, ma che ha anche insomma un secondo scopo. Che parlerà anche del gioco. Certo è che a me ha fatto ridere una cosa, allora non l'ho ancora giocato, non sono nessuno per dirlo. Definire un gioco noioso solo perché si cammina è come dire che Mario è Super Mario noioso perché salti. Cioè, se è una meccanica di base implementata giusta e giustificata dal contesto in game, noia fino a lì. Se è giustificata e se è una meccanica di gioco, se è un residuo perché Kojima vuole raccontare la storia e quindi ci sono queste ore e ore di camminata fra il primo filmato e il secondo filmato, allora potrei anche dar ragione a chi eventualmente si lamenta del gameplay. Ripeto, questo bisogna vedere quando poi bisogna, esattamente, quando ci mettiamo le mani sopra, quando ci mettiamo le mani sopra, senza il gioco in mano stiamo parlando per niente. Non vediamo l'ora di poterlo giocare, sia da stampa che da giocatore, da giocatori. Non vedo l'ora che l'avremo giocato tutti e tre, così magari ci dedichiamo un episodio. Io aspetto la tua recensione. Ah, perfetto, ottimo. Se comprare il Black Friday, io pure aspettare che lo diano col Plus. Tranquillo che se è bello te lo regalo io. Va bene, grazie. Ti mando direttamente Kojima a casa a portartelo e vi fate due ciacco. Bene. Lo porta a mangiare dal cinese. Tanto lui mangia di tutto, cavolo, vedo di quei piatti qualche volta. Che... Veramente. Quello sì. Allora, da Death Stranding a Lucca Comics and Games. Ma alla fine si parla sempre di cibo, visto che Alessandro è andato a scroccare cibo, giusto? Sì, sono stato a Lucca con Igor. Sono stato lì principalmente per fare un giro, perché non ci sono mai stato, mai visto Lucca Comics. Sinceramente, c'è, per i miei gusti, troppa gente. C'era il primo e ultimo anno. Troppa Avendo gente, vissuto io... Colonia e Berlino, c'è troppa gente a Lucca? Ma voilà, quella gente che c'era alla Gamescom non era niente a confronto. Allora vediamo. Almeno si passava. Non ci andrò mai. Però dai, scherzi a parte, l'ambiente di Gamescom è molto diverso rispetto a quello di Lucca. Sì, beh, chiaro, stai parlando di una fiera di videogiochi contro... Oddio, Lucca mi sa che adesso sta assumendo... non vorrei dire una cavolata perché ci va da anni. Adesso sta assumendo più un'identità videogame, però è sempre stata molto cosplay, fumetti, merchandise... Cioè... Giochi di ruolo. Giochi di ruolo, esattamente. Tra l'altro il mercato dei board game spacca, ho scoperto di recente, pensavo molto meno, invece assurdo. Con ragione, esattamente. Con ragione. Però io dico una cosa, cioè il lato gaming di Lucca, appunto, però è tutta roba che oramai chi ha visto, chi ha seguito, o chi addirittura come noi è stato alle fiere, cioè tutta roba già stravista. Se non mi pare che non abbiano rivelato proprio niente di nuovo, cioè non c'è stata la... Cioè, oddio, di nuovo cosa c'era? Il trailer di Cyberpunk che c'è stato, capito, anche alla Games Week, però doppiato in italiano, ok, vabbè. Sempre la stessa roba, apri YouTube, te lo riguardi. E, su Marvel Avengers facevano vedere, mi sa, un nuovo personaggio che c'era. Non Miss Marvel? Nome. Sì, ma si vedeva di sfuggita, niente di chi, a livello videoludico, a livello sia di tech che videoludico. Final Fantasy VII, meno... non c'era qualcosa? Non so se Final Fantasy, ma so che c'era la questione Pokémon Spada e Scudo, che ha avuto un padiglione enorme dedicato là in Piazza Bernardini, con il padiglione proprio monografico tipo, e potevi provare Pokémon Spada e Pokémon Scudo. C'era Luigi's Mansion 3, che però vabbè, mi sa che è uscito il giorno del 31 ottobre, sì, il giorno di Halloween.
giorno di Halloween, vabbè, Ring Fit Adventure, che ho visto un paio di gameplay, sembra divertentissimo, quel cavolo di volante gommoso per fare gli esercizi. Speriamo che non finisca come Labo. Beh, non è, ha avuto il suo pubblico il Labo, devo dirti che chi l'ha comprato ha avuto quello che loro chiamano un attachment rate piuttosto elevato, cioè chi ha comprato un Labo spesso ne ha comprati almeno altri 2-3, come ad esempio PlayStation Vita a suo tempo, non ha fatto chissà quali numeri, però l'attachment rate di chi aveva PlayStation Vita era, mi sembra, 8-10 giochi per console, per dire. Quindi è l'unica PlayStation che non ho mai avuto. Credo sia... No, l'ho comprata subito dopo le PlayStation 3 perché c'era la questione del remote play a cui ero interessato. E ce l'ho ancora, ce l'ho qua vicino, peraltro. Se lo vuoi te la vendo, Marco. No, ce l'ho perfettamente funzionante. Quando la vorrò... Poi ne parliamo in privato. Vabbè, alla fine... Non dire niente che possa essere registrato. Sì, esatto. Io ho capito, sicuramente anche chi ci ascolterà ha capito, però vabbè, poi vi saremo informati. Zitti. Esattamente. Quindi vabbè, di Luca hai visto poco, Ale, perché alla fine non siamo andati lì in veste formale. Sì, infatti non avevo nemmeno l'accredito, sono andato così come comune mortale, mi sono girato Luca, abbiamo mangiato. Si mangia bene, vero? A pranzo ho beccato, penso, la peggio porcheria. Ma se ci penso, cosa hai mangiato? Lo stomaco. Lasciamo perdere. Lasciamo addirittura perdere. Non me lo fare tornare in mente. Sassi, cosa hai mangiato? Madonna, adesso la curiosità mi sta uccidendo. Enrico, sembri una nonna. Hai mangiato, ti vedo sciupato. Mangia. Allora, ma io lo vedo sempre sciupato, Ale. Ma lui è sciupato. Allora, magari. Cara nonnina, allora ho mangiato i cannelloni ripieni di spinaci e ricotta, solo che fuori erano caldi, dentro erano freddi. Come i cannelloni dovrebbero... No, un momento. I cannelloni di solito sono ripieni di carne, questi erano ripieni di ricotta e verdura. Vabbè, esiste anche quello, ora non puoi... Sì, cioè. Sì, no, mi piacciono, ma quelli che mi hanno dato, cazzo... Fuori erano tutti belli caldi, dentro erano gelati, gelidi. È perché erano surgelati. Magari sono i ravioli mai una gioia. Com'era il piatto? I cannelloni mai una gioia, potrebbe essere. Vabbè, quindi di Luca abbiamo visto la fantastica recensione di Luca, è i cannelloni caldi fuori e freddi dentro. Perché andare a Luca a vedere gli stand quando si può mangiare male? Esatto, appunto. Tutti vanno a vedere i giochi, solo noi andiamo a vedere i cannelloni. Esatto. Potremmo mettere su una guida enogastronomica, ma solo nei periodi in cui ci sono le fiere videoludiche. Quindi, sì, esatto, andiamo a Berlino, ma non all'IFA. Dove la qualità si abbassa spaventosamente. E si alzano i prezzi, così si inciucciano. E si alzano i prezzi, esatto. Food source. Ricette abbinate ai videogame anche. Potremmo cominciare con la recensione di quel Subway di fronte alla Games, di Vendela Colmes. Mamma mia. Mi hai riportato alla mente. No, a livello di cibo era come tutti i Subway, ma... Sì, no, l'educazione della cassiera. Esatto. Mi saliva il Dark Souls. Uè, figa, sono tedeschi. Non era proprio così, comunque. Tra l'altro voglio ringraziare, prima che mi dimentico, perché tanto so che me lo dimentico, voglio ringraziare i ragazzi di NG Plus, New Game Plus Italia. È vero. Perché ci hanno definito source-like, ma non... Source-like. S-O-U-R-C-E-like. Ho riso come un coglione per un minuto buono. Sì, siamo in due. sì, in tre. Ringraziamo il Codolo. No, beh, il Codolo. Vabbè, te, i ragazzi sei di... Sì, Marco è in famiglia di là, volevo dire. Continuate a parlarvi sopra, siete bellissimi. Ale, vai. Splendid. Volevo dire, Marco è un coglione anche quando non ride, quindi... Perché? Non vale. Io. Così, avevo voglia di offenderti gratuitamente. Ti voglio bene, Tal. Anche io. Ti voglio bene perché sei così. Basta, io vi odio tutti, tranne Kojima.
Andiamo avanti. A lui lo odi di più. Andiamo avanti. Dai che voglio parlarvi di Death Stranding, cavolo, ho bisogno che... Tra l'altro, sapete cosa esce dopo domani? Ale, cosa... tu che ti stai allontanando dalla telecamera? Cosa esce dopo domani? Ok, il gatto prende al posto di Ale a livello di podcast. Sicuramente più competente. Cioè... Secondo me il gatto ha giocato a Diablo, almeno uno dei tre. Ha giocato anche a Death Stranding. So cosa esce, non ne voglio parlare. Perché non potrai giocare a Red Dead Redemption 2 che esce su PC il 5 novembre, ossia dopodomani, Alessandro? Perché? Perché sarò in Germania a provare un cavolo di gioco. Oddio, sono contento di andare in Germania perché la location dove andrò è... Ma non esce domani, ma esce fra due giorni? Esce il 5. Eh sì, esce il 5. Il 5 sarò in Germania. Ma vai proprio a prenderlo, quindi? Cioè, vai proprio a prendere... No, lui va a provare un gioco. Ma il 5 esce Red Dead Redemption 2 per PC. Ma che scemo, vedi, non ho capito nulla, sono un povero scemo. Vedi che quello che dicevo io è giusto. Dai che in tre facciamo mezzo giornalista competente. Sì, sì. lui va di là a provare le cose, io ma continuo con i miei editoriali. Tanto non gliene frega niente perché non può usare il ray tracing, non so se l'avete letto. Dove? Su Red Dead Redemption 2 su PC. Avevo letto, sì. Ray tracing? Su Game non ci Source. Sarà ray tracing. Non ci sarà, sì, ray... che bello. Ah, pensavo ti rimanessi scottato da questo. No, allora, parliamoci chiaro. Il ray tracing è fantastico, è fenomenale. È la cosa più fotonica che è uscita da qua a due anni. Ma cazzo quanto è pesante. Quanto cazzo è pesante. Poi c'ho il monitor di merda, 49 pollici, 32 noni, 5120x1440 di risoluzione, che mandarlo con il ray tracing è impossibile. Come mai? Bisogna cambiare computer. Troppo alta risoluzione. Ah, ok. Bisogna cambiare tutto. Io cambierei. Regalare. Io cambierei tutto. Regalerei lo schermo a una persona a caso. E cambierei tutto quanto. No, io lo romperei proprio, cioè lo romperei. Se non posso averlo io, non l'avrà nessuno. Esatto, e poi comprerei, ma forse comprerei anche una casa nel frattempo. Tanto è il talla, lupo. Cioè. Sì, appunto. Se fanno un'edizione speciale di un gioco in cui c'è la casa probabilmente lo compro. La casa il prossimo anno? No, forse dipende. Spoiler! Si registra da una nuova location dall'anno prossimo. L'episodio 100 e passa avrà una nuova location. Ormai l'hai detto. Gli 8 miliardi e mezzo di ascoltatori hanno sentito. Comprò macchina nuova, che faccio capire. E poi ci vai a dormire dipende dentro. Dipende da cosa mi gira in testa. Poi ci vai a dormire dentro, compra la comoda. Vabbè, solo macchine comode. Solo macchine comode potrebbe essere il nome di questo episodio, non lo sarà. Andiamo avanti, però. Esattamente. Si vede che siamo stanchi e che stiamo aspettando Death Stranding. Giusto. Tra qualche giorno ci sarà l'N7 Day. Quando è? Mass Effect. Di novembre? November 7. Infatti. Tra l'altro... Tra l'altro mi è venuto in mente che giusto Talla va a provare questi giochi misteriosi, però anche io sarò impegnato in una prova perché me ne vado al 6 a Milano da Coach Media a provare Sniper Ghost Warrior Contract, che è un gioco su cui ho messo gli occhietti belli perché si parla di cecchini, di fucili di cecchini e di Siberia, insomma. Oh sì, io l'ho provato alle 3. Lo so, credo che la settimana prossima puntata ci sarà da divertirsi, io ve lo racconto. La prossima settimana sarà la puntata della prossima settimana sarà una puntata pregna di roba. Cavolo, episodio 5 potrebbe anche arrivare all'ora e mezza, Ma anche alle 2 ore, cioè, la prossima settimana parleremo di Red Dead Redemption 2, il gioco che andrò a vedere, Sniper Ghost Warrior, Death Stranding. I tortelloni caldi dentro e freddi fuori. Ovviamente vogliamo sapere cosa hai mangiato in Germania. Esatto, mi hai tolto le parole di bocca. Stavo appunto arrivare a quello. C'era una puntata pregna di roba. Can wait. Vabbè, ci sta con questa puntata un po' più vuota, un po' più leggera, un po' più de toilette. Non nel senso che è piena di toilette.
nel senso che acqua di bagno esatto, acqua di bagno o de rose, questo episodio acqua di rose è giusto, dai, che il prossimo episodio è un episodio di attesa, è come quest'anno, che a parte Death Stranding, vabbè, siamo in attesa di quello che succede l'anno prossimo fra The Last of Us parte 2. Vabbè, tanto Death Stranding uscirà anche su PS5, Io ve l'avevo detto. Ma fanno tipo una patch da 1,9 GB e esce anche su... Uscirà su PS5 e uscirà anche su Xbox Car. Sì, ci metto la mano sul fuoco, uscirà anche su Xbox. No, secondo me no. No, dai, su Xbox no. Sì. Secondo me non sulla One, ma sulla One X. No, non potete farlo su Xbox. Sull'Xbox Scarlet sicuramente uscirà. Se la fanno uscire su Xbox, ci sarà un'impennata di suicidi di fanboy, secondo me. Già i sonari tristi perché... Esatto. No, lo sapevo. Per il PC. Esatto. E ti dirò di più, uscirà anche su Stadia, sicuro. Giusto, a breve uscirà Stadia. È giusto. È giusto. Che tra l'altro ho scoperto che partirà il day one, non è detto che arriverà il day one. Esatto. L'ho sentita anch'io questa, mi sei venuto in mente. La mia sottoscrizione, non so perché, ma sfuma giorno dopo giorno. Arriverà prima a me che la vado a comprare dal Media World probabilmente. Quando è che dovrebbe uscire Stadia? Mi viene in mente un 13 novembre. Dovrebbe essere quelli per il pre-order, se no andiamo l'anno prossimo. Sì, sì, chiaro, sto parlando di quelli. 19 novembre anche in Italia, ok. Quindi 19 novembre anche in Italia, ok, aspetta. Ordini. Cosa stai facendo? Si sta comprando Stadia, te lo dico io. No, data dell'ordine 7 giugno 2019. Ah, ok, quando l'hanno annunciato, ma anche io. Esatto, verrà consegnato entro 22-25 novembre, ma vaffanculo. Vedi, cioè, neanche il day one. Cioè, l'ordine, cioè, hanno annunciato pre-order disponibile, l'ho subito fatto, cioè nemmeno il day one me la mandano a sti barboni. No, ok, adesso senza dilungarci troppo sulla questione, che siamo già a 46 minuti. Mi ispirava un sacco, l'abbiamo provato, abbiamo un attimo ridimensionato le nostre aspettative, siamo propositivi su quando effettivamente sarà applicabile al meglio l'anno prossimo, dico ormai, perché sto fine anno me la vedo un po' dura. Poi fanno sti tiri che veramente mi tagliano le gambe, cioè non arriva il day one, parte il day one, va bene, ok. Il controller dovrai comunque cablarlo, non vorrei aver capito male, ma funziona solo cablato fino a gennaio. Adesso ti sto dicendo una cosa probabilmente imprecisa, ma avevo letto questa cosa del fatto che il controller funzionava cablato, cioè deve funzionare cablato su determinati dispositivi al lancio, e cose così che veramente, cioè, i miei 100, quanto costa Ale? 170 euro? 160 euro? No, 129. Ecco, i miei 129 euro non li volete, e piuttosto li do a Death Stranding. Cioè, lo compro tre volte, lo regalo a Marco e a un fortunato ascoltatore piuttosto a sto punto. Però, vabbè. E a me vedremo. No. Te puoi comprare direttamente Kojima, cosa vuoi? Tanto sappiamo che sei dietro a Kojima Production, tu. Io adesso sono entrato nella tana del bianconiglio. Io so tutto. Tu sei Ludens. Sei dietro tutto. Io sono Kojima Production. Sì, sei Kojima Production. Adesso si scopre che Kojima Production è un nome di una persona. Ed è il nickname di Alessandro. Esatto. Segreti svelati. E una cosa che non vi ho citato, che era molto carina, un collegamento di cui vi ho parlato, ma poi non l'ho contestualizzato, era la questione Junji Ito, che è un fumettista giapponese, dichiarato una come delle influenze nella creazione dello stile visivo di Diablo 4, ma soprattutto collaboratore di Kojima, prima su PT e adesso indirettamente su Death Stranding. Di lui, tra l'altro, magari ne approfitto, così ci buttiamo subito anche dentro i consigli, vi consiglio di prendervi qualcosa, si chiama Junji Ito con la J, quindi J-U-N-J-I e Ito, ha un modo di rendere fortemente horror la quotidianità, che è inquietante e affascinante allo stesso tempo. Vi consiglio principalmente Gyo e Uzumaki, che sono fra i suoi più famosi.
affronta spesso la questione della paura di ciò che non sai, quindi la paura dell'ignoto, una contrapposizione tematica fra morte e bellezza, e quindi piacere estetico e morte, è molto violento, ha uno stile grafico, proprio un tratto aggressivo che ti rimane impresso in testa. Uzumaki forse è un po' lo meglio di Gio, ma recuperatevelo perché veramente ha una mente, credo, particolarmente malata. E probabilmente... Posso fare un appunto? Dimmi. Con Uzumaki mi hai fatto venire voglia di sushi. Ma Uzumaki non dovrebbe essere... Uzumaki è un sushi in sé? No, Urumaki. Ah, infatti. No, perché Uzumaki... È Uramaki, non so che... comunque. Uramaki. Mi hai fatto venire voglia di sushi. Ma Uzumaki è quello delle spirali. Uzumaki è quello delle spirali, bravissimo. Ma io tipo adesso racconto questa cretinata. Cioè, penso che lo recupererò questo manga, perché c'era un'immagine tipo inquietantissimo di un uomo lumaca che aveva la spirale. Mm. E io l'avevo usata per mandare a un amico, perché da noi fanno una sagra delle lumache. Gli ho detto: dai, andiamo alla lumacata. E tipo, però me l'ha rimasto impresso, dico, ma chi è sto folle? Ecco, ora tipo me lo andrò a cercare, perché sto guardando, ovviamente ho googlato mentre tu parlavi e ho capito. Penso che me lo recupererò. No, è mangaka con i controcazzi, davvero. E Gio, invece, che è quello che secondo me in parte ha più ispirato il concetto, alcuni concetti di Death Stranding, anche e soprattutto proprio l'immaginifico visivo, quindi lo stile visivo di alcuni aspetti di Death Stranding, è Gio, che è letteralmente, vuol dire pesce in giapponese, credo in Italia sia stato pubblicato come Odore di Morte, in cui essenzialmente la popolazione del mare ritorna in vita. Perché Alessandro sta tirando sul gatto tipo cerchio della vita? Se vuoi dire che sono stupido, perché no? Perché no, esattamente. Vabbè, voi recuperatevi quello. E vi consiglio anche, poi partite con i vostri consigli, Apple TV Plus, che è partita ieri. O no, ieri? Sì, ieri. No, ieri mi sa. Primo novembre, è partito l'altro ieri. Al momento non costa niente, una settimana è gratis, poi parte a 4,99. Al momento ha solo 3 serie, o 4 mi sembra. Io ho iniziato SEE, come guardare, SEE, quella con Jason Momoa, e spacca, qualitativamente, graficamente, esattamente quello. Marco ci ha appena inviato in chat una pseudo GIF dell'uomo lumaca, brutti, cioè madonna l'inquietudine di queste immagini. Essenzialmente, storia brevissima, tra l'altro dico essenzialmente come qualcuno dei nostri amici di NG Plus Italia, parla di un mondo futurista, cioè futuro, ok? C'è stata un'epidemia che ha ucciso gran parte della popolazione, tutte le generazioni nate dopo quell'evento nascono cieche, passano 400-500 anni. Il vederci, quindi le persone che ci vedono ovviamente non esistono più, e il vederci diventa questa specie di utopia filosofica e metafisica che la gente insegue ma che non raggiunge mai, finché nascono due gemelli apparentemente in grado di vederci, e da lì si sviluppa tutta quanta la vicenda, e hanno creato proprio un mondo completamente giustificato e contestualizzato, come se effettivamente noi per 500 anni smettessimo di vederci, cioè è 500 anni che non vediamo, e quindi tutte le interazioni sociali, il parlare, il combattere, il mangiare, è tutto completamente diverso, e l'hanno veramente reso benissimo. Momoa, sono eterosessuale, ma è Momoa, ok, quindi... Cioè, potrei anche guardarlo fermo, probabilmente in una stanza che non dice nulla. Magari potremmo fare in modo che Momoa giochi a Death Stranding e poi interroghiamo Momoa su cosa ne pensa su Death Stranding. Ve lo consiglio, la prima settimana è gratis, quindi direi che è ampio spazio per vedersi tutta la serie, credo sia una decina di episodi. Poi so che c'è Dickinson, che è una sorta di versione, parla di Emily Dickinson ma come se fosse ambientata, se la sua vita fosse ambientata nei tempi moderni, e altre due serie di cui non mi ricordo il titolo ma che devo ancora vedere, quindi non mi sento di consigliarvele. Marco, okay. Darkest Dungeon, ho scoperto questa, cioè me ne parlavano tanta gente, me ne hanno sempre parlato, un roguelike, forse uno dei primi assolutamente, però divertente, ansiogeno, tanto, tanto bello, ansiogeno, non ti puoi affezionare ai tuoi personaggi perché puntualmente muoiono e la morte è permadeath,
è un gioco, secondo me, un capolavoro. Qua, ecco, quando lì non è tanto la tecnica, perché stiamo parlando di un gioco indie, non ha comunque la grafica è studiata nella maniera, certo, non ha le animazioni, non ha le cose di un gioco, un AAA moderno. Però è un gioco che bisogna assolutamente, se non l'avete già fatto, recuperatelo, giocatelo. So che io ci gioco su Steam, però so anche che c'è per PlayStation 4 e suppongo anche per il... Sì, sì, io ce l'ho per PlayStation 4. I miei consigli... Ah no, aspetta, io voglio consigliarvi anche un'altra cosa. Il 20 dicembre The Witcher, la serie, giusto? Parlavamo prima di The Witcher. Su Netflix. E vi consiglio di vederla. Perché io ho visto i trailer, ho visto un po' le cose, io non vi posso fare altro che consigliare. Se non ce l'avete, fatevi Netflix, perché è il 20 di dicembre The Witcher. Giuro, non uscirò più di casa. Natale lo passo insieme a Henry Cavillo a guardare The Witcher. Sono pochi episodi, mi sembra, sono tipo 8, giusto? 8. Sì, vabbè, ce lo guardiamo in una sessione unica, poi ne parliamo nell'episodio dopo. Assolutamente, sì, assolutamente. Henry Cavill all'inizio non mi convinceva perché non l'ho adorato in un paio di film che ha fatto, ma minchia, cioè, no, ci sta. A me in Superman, in Batman vs Superman Justice League, a me mi sta proprio sulle palle Cavill, però dai, ci sta come Geralt. Sì, è un po' faccia di legno, ma ci sta. Sì. Vabbè, Geralt non ha espressioni. Sì, Geralt non lo chiamano, cioè, ti voglio bene assai, cioè. Sicuro, perché mi sembrava fosse proprio... Ti voglio bene assai, esatto. Quindi mi dici che Apple TV Plus converrebbe farlo? Sì, ma tanto ti ho detto, fatti la prima settimana gratis, poi se la trovo convincente faccio il family e ti butto dentro, tanto... Cioè... Sì, il problema è che non ho niente per guardarlo. No, mi vado a mettere... iPhone, io l'ho guardato su iPhone. Perché su una smart... Ho un 65 pollici OLED. Sì, ma non hai l'Apple TV? Allora, non ho manco l'iPhone io, quindi non so dove vedermelo. Sì, volevo capire questa cosa, ma lo capirò magari prima del prossimo episodio, come fa la gente che non ha dispositivi Apple. Sì, infatti, come fa a chi non ha dispositivi Apple a vederlo. Però in teoria, non vorrei dire una cavolata, ma ti scarichi iTunes? Perché mi sa che Apple TV Plus è un... Secondo me vogliono fare gli esclusivi del cazzo e non te lo fanno vedere. Non è geniale come cosa, ma fin là ci sta. Anche perché poi se compri un dispositivo, ho scoperto che se compri un dispositivo Apple dal 10 settembre scorso ti danno un anno di Apple TV Plus incluso in the price. Aspetta, ripeti un po' questa cosa. Si compra un dispositivo Apple nuovo dal 10 settembre scorso, in teoria ti danno un anno di Apple TV Plus gratis. Apple TV. Dal 10 settembre? Scorso. No, prima del 10 settembre. No, sì, perché hai comprato qualcosa prima del 10, tu, vero? Sì. Vabbè, tanto se compri l'Apple TV che avevi detto che volevi comprarti, sei a posto. E poi mi compro anche l'iPhone sto mese, quindi. Allora che cavolo i problemi ti fai? Appunto. I mostri peggiori sono quelli che creiamo, vero Ale? Io non mi posso comprare la webcam, lui si compra. Io mi sono autocreato. Esatto, siamo amici e nemici. È un concetto che secondo me in Death Stranding ritornerà, che siamo protagonisti. In realtà lo vogliamo rapire e chiedere il riscatto. A chi lo chiedi poi? Ce li ha lui i soldi. Non lo so, infatti dobbiamo appunto indagare su qualche duno che ci possa portare i suoi soldi. Mi sa solo noi due, Marco. Solo noi due. Ecco. Perché mi dà consegna stimata venerdì? Ma questo continua a farsi gli affari suoi. Andiamo venerdì 8 novembre, cioè... Ale, tu hai consigli veloci che poi facciamo una partita veloce di Versus e chiudiamo? Consigli veloci? No, che non ho assolutamente nulla da consigliare, che non sto giocando nulla ultimamente, che poco tempo, sto recuperando delle recensioni che devo finire. Ti spingo io a un consiglio, se è un consiglio. La sedia su cui stai poggiando le tue dolci e serene chiappe. Minati, sì. È una buona sedia? Allora, è della Diablon, sedia polacca... interamente costruita in Polonia. Oddio, per quello che costa 130 euro non è male, a livello delle Arrozzi a Kappa Racing che ne costano 200-300 euro. E certo, se mi compri una Noble Chair che in Alcantara hai pelle che costa 600 euro, quella è meglio. Sì, ma ci sudi l'anima? E quando è caldo un po' sì. Però è una cosa che non ho mai sopportato delle sedie da gaming. È in ecopelle, purtroppo.
Ma c'è anche in tessuto. Ah, dopo linkamela, che mi sa che me la faccio regalare a Natale. Amici all'ascolto, io sono seduto su una sedia dell'IKEA. Anch'io, trovate in sconto a 35 euro nel reparto occasioni. È calda, ma mi piace, è molto professionale. Se vuoi un consiglio, comprati la Marcus dell'IKEA, altro che le sedie da gaming. Ok, quindi il consiglio di questo episodio di Ale è la Marcus dell'IKEA. Adesso sto cliccando così poi andiamo. È bella la Marcus, hai detto niente. Ma è reclinabile? Non del tutto. Quindi fa la mezza reclinata? Sì. Va bene. È tanta roba. È tanta roba. 150 euro comunque. È tanta roba la Marcus. Io ce l'avevo, però qualcheduno me l'ha fatta fuori. Qualcheduno che adesso ho perso di vista. Ecco. Ah, il gatto. Ok. Cioè. Allora, siamo al... Beh, allora, dai, facciamo una partita veloce di Versus, poi salutiamo. Allora, una sola partita, una cosa velocissima. Spero che voi giochiate o abbiate giocato a questo gioco, perché è una partita di Versus, non di quelle in cui vi sfidate a quanti ne sapete dire, ma facciamo un testa, una, come si dice, testa a testa velocissimo, così chiudiamo presto. Allora, siete pronti? Andiamo. Vai, su, dai, andiamo. La prima generazione di Pokémon. Sì. Ha 151 Pokémon. Sì. Adesso ho bisogno che, partendo da... Chi ha vinto l'altra volta? Eravate pari? O Marco è avanti di uno? Di uno. Marco 1, Alessandro 1. No, ah, no, Marco 2. L'altra volta io ho fatto... L'altra volta no, ho vinto io. Hai vinto tu. L'altra volta uno l'ho vinta io e una l'ha vinta Marco con un mio grandissimo aiuto. Però era quella più bella, quindi ho vinto io, dai. Sì, esatto, quindi sto giro facciamo partire Ale. Ma sì, tanto lo facciamo solo perché siamo... Dai, cioè non è neanche... Come si dice? Non è vera competizione, per intrattenere i ragazzi, intrattenerci noi e chiudere in modo delicato questo episodio così dispersivo e così coccolo ed intimo. La prima generazione di Pokémon, abbiamo detto... Sì, vabbè, tua sorella. La prima generazione Pokémon ha 151 Pokémon. Per facilitarvi un attimo, magari consideriamo solo quelli con... evoluzioni, giusto perché sono pochi, vero, di questi 151 quelli con le evoluzioni. Quindi, partendo da Ale, ti scegli un Pokémon, se hai voglia ti giochi il bonus e mi dici anche le sue evoluzioni, se no passo direttamente a Marco e andiamo avanti. Io so così. Sai, in che senso scelgo un Pokémon? Non so, dimmi, tu ti ricordi qualcuno dei primi 151 Pokémon? E certo, li ho catturati tutti. E te li ricordi tutti i 151? No. Perfetto. Marco, tu quanti pensi di saperne? Ma io tipo... 3. vabbè, mi sa che questa la vince Ale. Ale. Non sono un pokemaniaco, assolutamente. Cioè, ricordo... Pikachu. Sai l'evoluzione? E si evolve, non lo so perché sì, rimane lì. Si evolve. Cosa diventa? Pikachu, non lo so. Pikachu, madonna, Pikachu. Raichu, bene, Ale, vai. Bulbasaur. Iniziamo dai più semplici. Evoluzioni? Ivisaur e Venusaur. Marco, ne sai un altro? No. Aspetta, sì, no, perché ce l'ho presente in faccia, però non so come si chiamano e soprattutto non ho la minima idea se si evolvano. C'è quello che non so strato. Vai, descrivilo. C'è quello che sembra un tirannosauro piccolo. Ah, Charmander. No, Charmander, ecco, vedi, quello lì è quello rosso con le ali, il draghetto, giusto? Non ha ancora le ali. Quella è la terza evoluzione. Cioè la seconda evoluzione. No, a me, vedi, io mi ricordo quelli più stronzi. È proprio un dinosauretto, un tiranosaurino con le piume, diciamo. Con le piume? Con le piume. Me lo sono sognato allora. Cioè, allora, che c'è. È proprio un tiranosauro, tipo super deformed, col testone, però col corpo piccolino. E c'è la corona di piume qua sulle spalle. Sto guardando l'immagine al volo perché non mi viene in mente davvero niente. Allora, Pokémon tiranosauro. Pokémon con la corona di piume. Pokémon tiranosauro. Tra l'altro, a che generazione siamo arrivati di Pokémon, ragazzi? Troppe.
all'ottava. Eccolo qua, ecco, esiste, vedi, Tyrantrum si chiama. Ma di che cavolo di generazione è? Ma che ne sa? No, aspetta, Tyranitar, Pokémon Central Wiki, sto guardando. Tyranitar è generazione 2. Infatti è la seconda generazione. Ah, no. No, Tyranitar, aspetta. Sì, Tyranitar. L'Arbitar, Pupitar e Tyranitar. No, qui c'è uno solo. Tyrantrum? Tyrantrum. 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 Minchia, sai, sì, quello della generazione 6? E che ne so io, perché mi ricordavo di aver visto... Ma sai, ecco, sai perché? Perché io l'unico gioco di Pokémon che ho giocato era quello tipo... Come si chiamava? Quello con le mega evoluzioni. Che c'erano le prime... Ah, sì, ce l'ho anche io. Come cazzo si chiama? Pokémon X e Pokémon Y? Bravo, X e Y. E c'era sto coso qua. E avevo detto, figo questo, è tipo un dinosauro. Cioè, a me piacciono i dinosauri e quindi ho detto figo. Però è tipo, non me lo ricordavo più. Poi mi è venuto in mente adesso parlando... Vai Ale, giusto per coerenza. Ho giocato veramente 8 minuti a quel gioco lì, no? Quando non so perché neanche l'avevo preso quando avevo un 3DS. La prossima, dai, che per il prossimo episodio cerco di capire un gioco a cui avete giocato entrambi, e se no torno alle cose di cultura generale che fanno tanto divertire i nostri ascoltatori. Domande di cultura generale. Mi dicono tutti che si divertono un sacco, soprattutto l'episodio della pasta, si sono divertiti un sacco. Si è diventato famoso quello, è diventato famoso. Il gioco della pasta. Un giorno vi faccio il gioco della penna, che forse qualcuno di quelli che ci ascolta già lo conosce, ma dovete essere fisicamente vicino a me, quindi magari un episodio video podcast riunito facciamo il gioco della penna. Ale, giusto vai. Squirtle, ottima pronuncia. E dove evolve in? Wachoto. E in? E in Blastoise. Ah, questa pronuncia d'inglese che sembra ti prenda in giro, però effettivamente ti prende in giro. C'è dei nomi che sembrano malattie, cos'è sta roba? Vabbè, tanto questa la diamo ad Ale, va bene? Così andate pari voi due e chiudiamo presto la lista. Così semplice, eh? Esatto, ma allora facciamo così, perché poi dico la lista di tutti e 151 in Pokémon. Salutiamo, sì, vabbè, la faccio in chiusura, vado sfumando con la musichetta. Mentre la gente se ne va. Esatto, e lascia... Luci e lascia... in sala. Esatto, come i titoli di coda di sì, quando la gente aspetta la seconda scena. No, appunto, è la gente che lo aspetta sulla DC, siamo a quelle condizioni lì. Scusa. Esattamente. Quindi allora, come al solito, grazie del feedback, sono davvero essenziali, non smettete di darci dei feedback, anche se ci chiedete di smettere di dirvi di darci dei feedback. Quindi grazie dell'ora e 10 che ci avete dedicato, scusate del leggero ritardo dell'uscita del podcast, ma è stata una settimana... piuttosto piena di impegni per tutti, lavorativamente, yes, e lavorativamente, entrambi i lavori. Questa settimana succederanno un sacco di cose, ve l'abbiamo detto, noi vi invitiamo a seguirci, ovviamente a commentare, a aprire e continuare questo fantastico dialogo fra noi e voi che si è creato. Marco ricorda come sempre i nostri vari aspetti social. Allora, sui social media che travano i nostri giovani ci potete trovare su Facebook come GameSource featuring FT, sarebbe featuring VG Network, ci potete trovare su Instagram, GameSource.it, e su Twitter anche GameSource.it, e direi basta. Cioè, le cose Ale, YouTube! Esattamente, Ale, abbiamo buttato fuori qualche video recensione. Ah, su YouTube, vero? Io personalmente non ho buttato fuori nessuna video recensione. Ho 3 video recensioni in programma da fare, ma riguardante roba tech. Preparatevi, perché faremo la video recensione di una video recensione. La video recensione di una video recensione. Sì, ma come le recensioni di Death Stranding, hanno fatto la recensione e le recensioni questa settimana. Praticamente esattamente, è l'unico gioco che stimola la recensione delle recensioni. Death Stranding, soon on PlayStation 4. Sì, non è più un'esclusiva. Beh, tecnicamente dovrebbe uscire anche, video recensione di Call of Duty e la video recensione di Death Stranding.
Sì, adesso poi ne stavo parlando anche con i ragazzi. Rimanete sintonizzati per buonanotte, eventuali contenuti paralleli per quanto riguarda Death Stranding, perché avrei piacere di parlarvene e che ve ne parlassimo anche ben prima della recensione effettiva. Ovviamente vi invito a seguire, oltre alle pagine, al canale YouTube, seguite gamesource.it, il sito tradizionale, dedicate un minuto della vostra vita e della vostra giornata alla road to review di Death Stranding, con i fantastici 26 contenuti che finiranno il 7 novembre. Due lettere al giorno, si inizia dalla A e la Z, abbiamo iniziato una quindicina di giorni fa, mi sa 10 giorni fa ormai. Siccome Death Stranding parla di ponti e parla di collegamenti, io ho deciso di partire da là e dalla Z e avvicinarmi al centro, quindi il 7 novembre finiremo con il contenuto M e il contenuto N, e l'8 il gioco uscirà per tutti voi e si aprirà tutto un altro livello di discussione. Seguiteci sul sito, state sintonizzati per il viaggetto in Germania di Ale, Sniper Ghost Warrior di Marco, la mia prova di Death Stranding e un sacco di altre cose. Vi assicuro che settimana dopo settimana le cose si fanno più interessanti. E vi ringraziamo dell'ascolto, vi invitiamo a mettere mi piace, a mettere il follow, a mettere la campanellina o la relativa campanellina di podcast, che non mi ricordo mai come si chiama l'applicazione di podcast di Apple. Comunque c'è il modo di essere notificati nel momento in cui rilasciamo un nuovo episodio. Grazie mille. Podcast. Si chiama podcast, grazie, è un nome difficilissimo effettivamente da ricordare. Fantasy. Podcast potevano chiamarlo. Giro di ringraziamenti, Marco. Grazie a tutti ragazzi, seguiteci come appunto ha detto il buon Enrico in ogni dove, e allora, a questo punto vi saluto e ci sentiamo la prossima settimana. Ale, io volevo salutare la mamma, ciao mamma. Ok, che coccolo che sei, che coccolo. Notizia di servizio, il prossimo episodio di Sourcecast sarà solo con Enrico Andreucetti e Marco Valle. Vi ringrazio anche io ovviamente dell'ascolto, e nel chiudere con la fantastica musichetta che quando pubblico questo episodio ci sarà, vi dico tutti i nomi dei primi 150 Pokémon. Sì, ma io mi scollego prima. Tu scollegati, Alessandro saluta tutti, scollegati pure tu e io vado avanti. Cioè, ragazzi, no, spero che almeno lo metti... No, in timelapse. Sì, in timelapse. No, cioè, no, la lascio andare, se uno vuole spegnere, spegne, tanto ci metto 30 secondi, li leggo velocissimi. Sì, allora, 150 secondi ti ascolto. Vai. Secondi ti ascolto. Ciao ragazzi, keep on gaming, mi raccomando. Ciao ragazzi, grazie di tutto. Scena bonus come i Marvel. Breve titoli di coda. Lasciamo la musichetta a 4 secondi. Non mi ricordo come fa, quindi ecco qua i 150 Pokémon. Signori, ho un crampo terribile alla gamba, credo sia il destino. Bulbasaur, Ivysaur, Venusaur, Charmander, Charmeleon, Charizard, Squirtle, Wartortle, Blastoise, Caterpie, Metapod, Butterfree, Weedle, Kakuna, Beedrill, Pidgey, Pidgeotto, Pidgeot, Rattata, Raticate, Spearow, Firo, Ekans, Arbok, Pikachu e Raichu, anche se l'evoluzione d'ora in poi diventerà Pikachu probabilmente, Sandshrew, Sandslash, Nidoran, Nidorina, Nidoqueen, Nidoran è femmina, questo, l'altro era maschio, Nidorino, Nidoking, Clefairy, Clefable, Vulpix, Ninetales, Jigglypuff, Wigglypuff, no, Wigglytuff, Zubat, Golbat, Oddish, Gloom, Vileplume, Paras, Parasect, Venonat, Venomoth, Diglett, Dugtrio, Mute, Mute? Non so come pronunciarlo, non mi ricordo come si pronuncia. Mute, Persian, Psyduck, Golduck, Mankey, Primeape, Growlithe, Arcanine, Poliwag, Poliwhirl, Poliwrath, Abracadabra, Alakazam, questo me lo ricordavo, Machop, Machoke, Machamp, Bellsprout, Whipping Bell, Victreebel, Tentacool, Tentacruel, Geodude, Graveler, Golem, Ponyta, Rapidash, Slowpoke, Slowbro, Magnemite, Magneton, Farfetch'd, che è quello che avrà l'evoluzione in questo Pokémon che esce, Doduo, Dodrio, Seal, Dugong, Grimer, Mook, Shellder, Cloyster, Ghastly, Haunter, Gengar, Onix, Drowsy, Hypno, Krabby, Kingler, Voltorb, Electrode, Execute, Executor, Cubone, Marowak, Hitmonlee, Hitmonchan, Lickitung, fantastico, Koffing, Weezing, Rhyhorn, Rhydon, Chansey, Tangela, che immagino si pronunci così, Kangaskhan, Orsea, Sidra, Golden Sea, King Star, Starmy, Mr. Mime, fantastico, Scyther, Jinx, Electabuzz, Magmar, Pinsir, Tauros, Magikarp, Gyarados, Lapras, Ditto, Eve, Vaporeon, Jolteon, Flareon, Porygon, Omanyte, Omastar, Kabuto, Kabuto, Psyrodactyl, Snorlax, Articuno, Zapdos, Moltres, Dratini, Dragonair, Dragonite, Mewtwo e Mio. Ragazzi, keep on gaming. Un mare d'applausi! Bravo, bravo, bravo!
Ciao a tutti ragazzi, keep on gaming e una buonissima serata. Altrettanto, ciao ciao. Ciao.